chiamo Anna Foa, faccio la storica, mi sono occupata anche di storia degli ebrei e sono venuta qui oggi in questo corso per parlarvi su questo tema che abbiamo scelto insieme con la dottoressa Kraus, tra storia e memoria, il caso della Shoah. Questo titolo allude un po' al fatto che la Shoah non è solo un caso, cioè noi proprio sulla Shoah, sul fatto che la Shoah ha rappresentato una costruzione memoriale essenziale per lo sviluppo della nostra cultura, della nostra storia e della nostra civiltà europea, non solo italiana, proprio su questo abbiamo cominciato a porci delle domande su come si viene costruita la memoria, cioè abbiamo cominciato a storicizzare la memoria. Fino all'inizio del Novecento gli studi sulla memoria erano fra l'altro pochi e non c'era ancora l'idea che si potesse costruire un percorso memoriale, che questo percorso memoriale facesse parte integrante della storia e della cultura di un paese o di un mondo. Certo, c'erano delle tracce sparse, c'erano i primi studi sociologici, antropologici, ma non c'era questa idea forte. Adesso noi siamo abituati, noi storici e voi anche, a fare la storia della memoria, cioè a vedere la memoria come un processo che si sviluppa, che si costruisce, che trae dalla storia, dalla storiografia, trae dalla società tutta una serie di elementi che concorre al tempo stesso alla storiografia e allo sviluppo della società. La memoria della Shoah in Europa è intrinsecamente legata a quello che è lo sviluppo della cultura e della società europea nella seconda metà del Novecento. Non c'è praticamente, a partire da un certo punto, diciamo dagli anni 70 in poi, non c'è possibilità di un discorso che faccia riferimenti ai diritti umani, alla civiltà, all'Europa, alla costruzione dell'Europa, che non parli anche della Shoah e che non faccia riferimento alla memoria della Shoah. Direi che il decennio fra l'inizio degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 è il decennio chiave per questo processo di costruzione. Ma fino ad allora la memoria e la storia erano state in qualche modo contrapposte, la storia come analisi di documenti ufficiali, di documenti forniti di un crisma di autenticità, e invece la memoria come qualcosa di soggettivo, qualcosa che veniva, coglieva le percezioni, la soggettività dell'individuo, dei ricordi che potevano essere veri o falsi, ma in qualche modo questa contrapposizione è poi nel corso degli ultimi decenni, direi degli ultimi vent'anni, è stata superata dalla consapevolezza di quanto memoria e storia lavorassero insieme, di quanto la memoria si servisse dell'apporto di quella che consideriamo la storia ufficiale e la storia ufficiale si potesse servire della memoria. Quindi questo processo di sviluppo della costruzione di una memoria della Shoah in Italia e in Europa è un processo che ci ha fornito quasi un paradigma che dobbiamo smontare e capire per vedere poi di applicarlo su scala o più ampia o più stretta e comunque per spiegarci come funziona questo rapporto fra la memoria, il ricordo individuale o collettivo, perché la memoria può anche essere una memoria sociale, e quella che siamo abituati a chiamare la storia con la S maiuscola, la storia grandi eventi, dei fatti, quella di cui resta una documentazione scritta negli archivi, quella che si studia negli archivi, quella che finisce nelle carte degli archivi di Stato delle varie città per essere poi a disposizione degli studiosi. Ora io parlerò solo della costruzione della memoria della Shoah in Italia in questo mio intervento di oggi, perché in realtà, nonostante la Shoah sia stata un insieme di eventi e di fatti che ha degli elementi molto comuni, per cominciare dai campi di cui abbiamo visto la memoria in questo prezioso frammento di documentazione orale
di Dora Venezia con la sua straordinaria capacità ironica, con la sua... era una cosa che io non la conoscevo, una cosa che mi ha assolutamente colpita in maniera proprio... mi ha affascinata questa sua capacità di descrivere con parole ironiche se stessa e il suo passato. Ecco, questa l'abbiamo vista lì proprio, far costruirsi, farsi memoria condivisa. Ecco, questa storia della memoria in Italia ha delle caratteristiche anche abbastanza particolari, come è ovvio, come ha quella in Francia, come ce l'ha quella in Israele, come ce l'ha quella negli Stati Uniti, come ce l'hanno le memorie della Shoah nei paesi che non hanno subito l'occupazione rispetto, come per esempio l'Inghilterra, rispetto a quelli che l'hanno subita, che sono l'Olanda, la Francia, il Belgio, l'Italia. Quindi ciascuno delle costruzioni nazionali ha degli elementi di specificità, non soltanto nella storia, cioè in quello che è successo, ma anche nel modo in cui questa memoria ha contribuito a costruire una memoria condivisa, una memoria civile, ha dato degli elementi fondanti alla politica, alla società e alla cultura del suo paese. Faccio solo un esempio che poi riprendo nel corso della lezione, ed è che in realtà l'Italia, paese che non era né vincitore né vinto, perché aveva cambiato alleato nel corso della guerra, paese che poteva benissimo, soprattutto per quello che aveva fatto altrove, essere considerato fra i paesi vinti, ha nel corso degli anni immediatamente successivi, sulla base di quello che potremmo chiamare il paradigma antifascista e anche sulla memoria della deportazione, costruito un'immagine di se stessa come che le ha reso possibile poi entrare nel non essere considerato un paese vinto a livello del gioco politico europeo. Quindi questo è stato un elemento anche esso, insieme con la memoria della deportazione politica e militare, non solo di quella degli ebrei, è stata un elemento di grande importanza. Quindi la memoria al tempo stesso raduna, raccoglie, interagisce con dei fatti che sono diversi e serve a creare un pilastro per la costruzione della società e lo sviluppo storico che è di volta in volta diverso nei vari paesi. Sia il passato che il presente hanno degli elementi di individualità. Ora, modalità. Vorrei solo ancora dire una cosa. La memoria è una cosa sempre artificiale. Cioè, se parliamo di un processo di costruzione della memoria, dobbiamo tenere presente immediatamente che la memoria non segue il fatto. La memoria non segue immediatamente il fatto. È comunque già una memoria selettiva, anche quella che segue immediatamente il fatto, e soprattutto nel caso di costruzione di memorie sociali, di memorie collettive, ci troviamo di fronte a un processo comunque che è un processo che seleziona fortemente, che obbedisce a dei meccanismi che possono essere studiati, ma sono sempre diversi, vanno studiati di volta in volta sull'oggetto specifico della memoria, non in generale in assoluto. Possiamo però individuarne tre particolarmente importanti. Uno è proprio il ricordo, il fatto che viene tramandato e probabilmente anche trasformato. L'altro è la rimozione, cioè la rimozione di alcuni elementi di questo fatto, un'attenuazione, un tentativo di non averci a che fare, una cancellazione di alcuni aspetti, non totale, e l'altro è il diniego assoluto, che è quello che per esempio vedete nel negazionismo. Ora, il negazionismo nasce subito, nasce in Francia, nell'immediato dopoguerra, non ha una storia solo recente, anche se ultimamente ha un po' cambiato modo di presentarsi e si è molto esteso. Il negazionismo è all'inizio un fenomeno molto marginale. Vorrei sottolineare come di questi tre elementi, il diniego, poi in questo caso è il negazionismo, la rimozione e la memoria, il negazionismo è quello più esterno, nel senso che non contribuisce in nessun modo alla costruzione memoriale. È un semplice diniego che è privo di qualunque base di dialogo col processo memoriale, non interagisce col processo memoriale, resta fuori, non ha degli schemi di ragionamento completamente diversi, non è fuori. Adesso forse non lo sarà più, non lo sappiamo, certamente il web ha profondamente cambiato le cose,
dobbiamo pensare che forse siamo di fronte in questa crescita forte di negazionismo, basta navigare un po' nel web per spaventarsi, siamo di fronte a un qualcosa che forse non è più un residuo del passato, ma è una nuova costruzione, e quindi anche di questo è un elemento che ci dobbiamo tenere presente. Però è importante sapere che mentre memoria e rimozione sono due elementi del processo che interagiscono continuamente, la memoria e la rimozione si danno la mano per costruire la memoria. La memoria è permeata di rimozioni e queste rimozioni consentono molto spesso, filtrano le memorie, invece la negazione, nelle sue forme soprattutto negazioniste, è completamente fuori. Non interagisce, non ha una parte nel processo storico di costruzione memoriale. Questo mi sembra importante perché rimozioni ne abbiamo viste in ogni momento, ne vediamo in ogni momento nella nostra vita privata, nella vita delle società, e qui la storia della memoria della Shoah e della sua costruzione piena di rimozioni, a cominciare di quella di cui parlerò tra poco, che è la grande rimozione delle leggi razziste del 38, che fa parte di questo processo memoriale perché contribuisce a collocarlo, adesso lo vedremo, invece la negazione è completamente fuori, è come un percorso mentale diverso che non si riflette nel processo costruttivo, che non vi ha spazio, e questo credo che sia importante anche per smontare un po' questa gente. Ora, parlavamo del paradigma antifascista. Cos'è il paradigma antifascista? Il paradigma antifascista si costruisce nel corso della guerra, è il fatto che la guerra unisce degli stati democratici che lottano per la libertà e la democrazia di tutti, e di cui fa parte in quel momento anche uno stato che, almeno dal 41 in poi, anche uno stato che democratico non è per niente, ma è l'Unione Sovietica di Stalin, e che però partecipa e diventa uno dei motori di questo paradigma antifascista, tant'è vero che il paradigma antifascista potrà dirsi crollato definitivamente, almeno a livello di pregnanza politica, solo quando, nell'89, con la fine del comunismo, allora cambia completamente tutto. Comunque, questo paradigma antifascista, che in qualche modo può essere rappresentato dagli Alfa, dalle potenze riunite a Yalta, a un certo punto ha una funzione essenziale nella costruzione dell'immagine che l'Italia dà di se stessa, che doveva per forza essere un'immagine basata sull'antifascismo. Perché? Innanzitutto perché c'era stata la resistenza, che certo non era stato un fenomeno della maggioranza degli italiani, comunque non è nemmeno tanto microscopico come qualche volta si vuole dire. Era comunque quello che aveva consentito agli italiani di entrare nel dopoguerra senza dover abbassare lo sguardo, abbassare la testa, dicendosi vincitori della guerra. Se si vedono le immagini, per esempio io ho presente per una serie di motivi l'immagine del comizio del 30 aprile 1945 a Milano, con tutti gli alleati riuniti sul palco di fronte alla folla per celebrare la liberazione di Milano, insomma la liberazione dell'Italia. Siamo il 30 aprile, quindi 5 giorni dopo l'insurrezione, 4 giorni dopo la fine dell'insurrezione. Sul palco parlano i rappresentanti delle associazioni partigiane, del CLN nazionale, parla un rappresentante del CLN nazionale che manco ma fa rapporto, è un ebreo, e poi parlano gli ufficiali inglesi, americani. Quindi su questa stilata di uniformi, io ho presente questa cosa, l'ho vista recentemente, di uniformi inglesi e americani, c'è un leader del CLN nazionale che bacia la bandiera italiana e si presenta come rappresentante dei partigiani. Ora questo, uno dei rappresentanti comunque era un azionista nello specifico, comunque cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Italia poteva presentarsi fra le potenze vincitrici, anche se in una posizione comunque di debolezza, però aveva da che fare i suoi conti col fascismo, cioè i conti col fascismo in qualche modo
dovevano essere fatti, non saranno fatti perché non ci sarà epurazione, non saranno fatti perché l'amnistia di Togliatti impedirà praticamente che il 90% dei processi per collaborazionismo potessero essere fatti. Per chi non lo sa, l'amnistia di Togliatti, che era un modo, a mio avviso, completamente sbagliato, ma comunque per pacificare l'Italia, prevedeva che potessero essere messi sotto processo soltanto quei casi di collaborazionismo coi nazisti che implicavano lucro o reati di sangue particolarmente gravi. Questo voleva dire che se non dimostravi che quello che era imputato ci aveva guadagnato oppure che aveva fatto un massacro, poteva semplicemente sfuggire qualunque imputazione ed essere preliminarmente assolto. Quindi da questo punto di vista l'Italia non fa i conti con il suo passato fascista, non fa i conti con i tribunali speciali che avevano condannato gli antifascisti alla prigione, fa i conti però almeno da un punto di vista politico. Questo dal punto di vista politico li deve fare, ed è qui che l'idea di un'alleanza antifascista e del fascismo come nemico della democrazia in Italia e del partito fascista, che nelle disposizioni transitorie della Costituzione dice che non deve essere più ricostituito, si afferma come collante di una società che si vuole mostrarsi come aver tagliato completamente i ponti con il passato, tanto più lo vuole in quanto invece la continuità sotto tutta una serie di aspetti, che va dalla burocrazia a gran parte delle istituzioni, alla stessa magistratura, è fortissima, proprio in quanto questa continuità in un paese che non ha fatto i conti dal punto di vista giudiziario è molto... io so che è un problema grosso questo, non è un problema che uno possa dire l'amnistia Togliatti, perché è un problema con cui tutti i paesi che sono usciti da dittature o simili si stanno tuttora... stanno affrontando e stanno tuttora discutendo. Il Sudafrica ha varato la riconciliazione dopo, è basata sulla verità, però sull'ammissione della colpa. Altri paesi hanno trovato altre strade, però è un problema estremamente aperto. Bisogna guardare avanti o bisogna limitare, grazie. Bisogna limitarsi a condannare e a processare quelli che hanno, quali sono i limiti della colpa oggettiva, della colpa soggettiva. Però certo che se uno legge i processi del dopoguerra, io l'ho fatto per un altro motivo di studio mio, resta impressionato dalle motivazioni dei giudici, che erano giudici speciali, giudici di tribunali, di corti d'assise che processavano i collaborazionisti, per esempio a Roma. Le motivazioni rivelano che non c'è stata nessuna trasformazione, ecco. Però almeno a livello politico il fatto che il paradigma antifascista diventi fondativo dello Stato italiano, ispiri la Costituzione, eccetera, rappresenta un segnale che l'Italia è ormai diventata un paese democratico, che può entrare nell'ambito degli altri paesi democratici e che rifiuta quello che è stato il ventennio fascista. Diciamo che da tutti gli altri, molti altri punti di vista non lo fa, ma dal punto di vista politico generale il messaggio è estremamente chiaro. Adesso si parla molto del paradigma antifascista come finito, come qualcosa che non è più capace di reggere. È probabile che non sia più capace di reggere, però questo porta anche un problema sulla memoria della Shoah. Adesso poi ci arriveremo, ma ve lo anticipo. Cioè, tolto di mezzo questo paradigma forte della società italiana, che identifica comunque nella reazione contro il fascismo, il razzismo, le leggi razziste, la violenza, qualche cosa che unisce gli italiani in qualche modo, è anche difficile mantenere una memoria condivisa. E allora forse ci dobbiamo domandare nel futuro, quando saranno perdute anche le ultime tracce di questa reazione antifascista, di questa costruzione del paradigma antifascista su cui fondare la nuova società che nasce, che era stata fatta nel 1945, quali saranno le basi su cui poggerà la memoria dello Shoah, se ne dovrà trovare delle altre o se diventerà uno dei tanti fatti, se continuerà a mantenere questo elemento di evento fondativo di un nuovo modo di essere, di una rottura epocale grandissima che ha distrutto tutto quello che era prima e che ci ha posto di fronte a tutta una serie di problemi assolutamente diversi e assolutamente
assolutamente nuovi. Ecco, questo forse, se gli togli questo tappeto su cui poggiava, questo coso su cui poggiava, forse dobbiamo trovare il modo di ricostruire delle cose che non siano semplicemente ritorno al passato. Se un passato, un paradigma interpretativo non funziona, non funziona più, non c'è più modo di farlo rifunzionare, non si può rifondere di nuova vita. Bisogna però trovare il modo di crearne qualcun altro che sia altrettanto valido. Ora, io prima vi stavo parlando delle leggi razziste. Le leggi del 38 sono qualcosa che è stato stranamente rimosso dalla cultura, dalla politica, dall'ideologia italiana. Fino al 1988, cioè il cinquantenario delle leggi razziste, non ci sono grossi studi. L'88, nel cinquantenario, vede un fiorire di studi sulle leggi che allora si chiamavano ancora razziali. È stato poi Michele Sarfatti a proporre di usare il termine razzista, perché razziale in qualche modo indica una realtà dell'ideologia della razza, invece razzista la designa come un termine negativo, quindi anch'io preferisco il termine leggi razziste. Guardate, le leggi del 38 sono state anche molto passate in sottovoce dagli stessi antifascisti, perché innanzitutto c'era un elemento molto forte, che era il fatto che poi c'era stata la guerra, c'era stata la Shoah, c'era stato lo sterminio, i treni, i campi, c'erano state le devastazioni della guerra, i bombardamenti, c'erano stati degli elementi talmente forti di una guerra atroce, che anche quando non coinvolgeva gli ebrei è stata una guerra contro i civili, anche in Italia, con i massacri contro i villaggi, Marzabotto e tanti altri, ma non solo in Italia, in Francia, Oradour, eccetera. Ecco, queste violenze terribili e mai viste prima, il numero sterminato di morti civili, bambini, donne, vecchi, non solo militari come nella prima guerra mondiale, è evidente che paragonato alla perdita dei diritti, se uno si mette semplicemente dal lato di mettere su un piatto la perdita dei diritti di una minoranza, anche piccola, e dall'altro quello che è stato la guerra e quello, il modo devastante in cui ha distrutto anche questa minoranza, allora è chiaro che sembra che la cosa sia poco importante. Anche da parte degli stessi ebrei e degli antifascisti c'era come un senso di sottovalutazione degli eventi razziali. Mia madre, che era stata partigiana, non era ebrea, io poi ho fatto una conversione, ma comunque mio padre invece lo era, ma mia madre, che era stata partigiana, mi disse una volta: noi abbiamo sottovalutato le leggi razziste del 38. E era un discorso che stavamo facendo proprio sulle cose che io studiavo, e a me mi ha colpito perché lei era stata comunista, insomma, ecco, aveva sposato un ebreo, quindi. E invece disse proprio questo: le abbiamo sottovalutate. La rimozione delle guerre, delle leggi razziste, aveva un senso molto preciso. Se tu rimuovevi le leggi razziste, il fascismo diventava qualche cosa in qualche modo di imposto agli italiani. Ed è molto strano che il primo che abbia elaborato le idee del consenso fascista italiano al fascismo, che fu De Felice con la sua famosa teoria del consenso, e che aveva assolutamente ragione, perché il consenso fu una realtà effettiva indipendentemente dalla mitologia che l'Italia degli anni 30 fosse tutta antifascista. In realtà la minoranza antifascista era talmente microscopica che poteva essere contenuta in qualche cella delle prigioni in cui effettivamente fu messa, almeno quella che operava tra l'estero, fra i centri esteri e fra Parigi e l'Italia. Ma proprio De Felice, che sottolineò fortemente e ha ragione l'idea del consenso, poi minimizzò invece il ruolo delle leggi razziste. Perché? Perché le leggi razziste introducevano un elemento di consenso al fascismo. Nessuno parlò contro le leggi razziste, pochissime persone, una è la vedova di Battisti, per esempio,
il martire, usato dai fascisti come simbologia di martire, che quando ci furono le leggi razziste, questa vecchia signora, già una vecchia signora, fece pubblicare una sul Corriere della Sera, che non osò recitarglielo, una necrologia di un amico ebreo morto. Era proibito agli ebrei avere necrologie sui giornali, in cui disse: la vedova del martire saluta l'amico ebreo. E i fascisti non osarono far niente, perché la mitologia su Cesare Battisti era stata talmente forte che non potevano assolutamente, era uno, diciamo, dei miti di eroismo del fascismo. Questa vecchia signora, che con grande coraggio fece questo, ma Croce non andò in Senato, insomma, cioè certo, non le votò, però non andò in Senato a votare contro. Ora, contrariamente a quello che si vuole far pensare, io credo che le leggi del 38 non abbiano incrinato il consenso al fascismo. Il consenso al fascismo non è stato incrinato dal fatto che sia finita l'ideologia risorgimentale che vede tutti i cittadini combattere uguali in nome dell'uguaglianza e della libertà in favore di una nazione, che vede tutti i cittadini ugualmente italiani. Questo hanno rappresentato rispetto all'Italia le leggi del 38, il fatto di introdurre una divisione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, che non era assolutamente stata nei progetti della costruzione risorgimentale. Ma le leggi razziste in quel momento rappresentano un elemento quello che frena il consenso al fascismo. Fu poi l'entrata in guerra, fu poi la sofferenza del boicottaggio economico all'Italia, delle sanzioni, fu la mitologia nazionalista che non funzionava più, fu l'entrata in guerra con quello che rappresentò, fu la fine, fu la sconfitta vergognosa dell'Italia nella guerra, fu per alcuni forse anche il fatto che l'Italia nel 40 abbia preso pugnalate la Francia alle spalle mentre si stava già arrendendo ai nazisti, entrando in guerra contro un paese già sconfitto. Questo fu che incrinò il consenso. Io, da quello che sta emergendo nella storiografia rispetto alle leggi razziste, non credo che siano state le leggi, anche perché in fondo, se ci pensiamo bene, se studiamo bene i documenti, se leggiamo bene le cose, la propaganda antisemita degli anni fra il 37 e il 45 non può essere stata senza conseguenze, è stata più lunga che in qualunque altro paese europeo. Certo, l'Italia non aveva la tradizione antisemita della Francia o della Polonia o di alcuni paesi dell'Europa dell'Est, però il martellamento continuo della stampa antisemita italiana nel corso degli anni tra il 37, la fine del 37 e il 45, sicuramente ha funzionato. Il numero dei delatori di ebrei nelle varie città italiane è un numero sterminato. Certo, c'era il pagamento di una taglia, e questo è un elemento, ma è anche vero che si ritrovano un numero molto alto di persone che hanno pensato di poter denunciare donne, vecchi e bambini e di mandarli a morire. Questo si sapeva che in un modo o nell'altro andavano a morire, magari non si sapevano i particolari, basta leggere le descrizioni dei non ebrei che descrivono la razzia del ghetto di Roma del 16 ottobre per vedere che il linguaggio con cui lo descrivono non scrive degli individui che sono imprigionati, ma descrive della carne che va a essere, povera carne innocente, dice una di queste donne che assiste alla razzia, cioè questi erano già carne da macello. E questo era, permeava di sé la consapevolezza, anche se non era una consapevolezza chiara. Quindi credo che stranamente De Felice non ha colto come le sue due tesi, quella sul consenso e quella sulla minimizzazione delle leggi razziste di Mussolini, andassero in realtà in una direzione opposta. E c'è voluto uno studio che la storiografia ha fatto da più parti, su quello che, non soltanto su quello che hanno rappresentato le leggi, ma su quella che è stata la memoria delle leggi, perché se la memoria della Shoah è cominciata tardi, la memoria della legge, come vi dicevo, è cominciata tardissimo.
è incominciata tardissimo e man mano che si è approfondita, man mano che sono approfonditi gli studi sulla propaganda antisemita, gli studi sulla penetrazione della propaganda antisemita, sull'enorme numero di riviste e rivistine che in tutte le varie situazioni locali venivano pubblicate contro gli ebrei, pubblicando tutta una serie di caricature, di immagini, di favolette a tutti i livelli, dal bambino piccolo e dalla letteratura delle scuole fino alla letteratura più alta, fino alla filosofia e agli studi di storia e filosofia, stiamo impressionati, cioè altro che mancanza di antisemitismo in Italia. Io per esempio quando guardavo questi documenti sui processi di Roma, di cui vi parlavo prima, non ci si ritrova mai il movente dell'antisemitismo. Uno che guardasse i documenti direbbe non erano antisemiti, perché tutti quelli che erano accusati di denunciare gli ebrei in realtà lo avevano fatto per i soldi, lo avevano fatto per impossessarsi dei loro beni, lo avevano fatto. Però dobbiamo pensare che l'antisemitismo non ricadeva sotto le leggi. Se eri antisemita e avevi mandato a morire degli ebrei perché eri antisemita, mandato a morire, lì i giudici lo dicono chiaramente. Loro non sono responsabili di quello che gli succede dopo. Se li hanno mandati, li hanno arrestati e consegnati ai nazisti, lì si ferma la loro responsabilità. Hanno obbedito alle leggi e lì si ferma la loro. Questa è una frase chiarissimamente espressa in una delle sentenze dei processi. La loro responsabilità non potevano sapere, si è saputo molto tardi. Questo dice la sentenza del 47, quindi siamo ancora in anni in cui non c'è ancora stata la costruzione della memoria. Quindi le leggi razziste sono state messe, fra parentesi, con grande disponibilità di tutte le parti, dagli ebrei ai non ebrei, dai cattolici ai comunisti, per una serie di motivi convergenti. I comunisti senz'altro perché preferivano i combattenti duri e puri che venivano mandati nelle prigioni e nei lager per quello che avevano fatto e non per quello che erano, venivano chiamati i razziali. Prigionieri che erano detenuti nei campi in base alla loro etichetta di razza, ma anche gli altri tendono a rimuovere perché in qualche modo le leggi razziste coinvolgevano la memoria del paese nell'antisemitismo e nella vergogna della guerra. Era un elemento che urtava contro l'idea di un popolo oppresso da una dittatura, nemmeno troppo sanguinosa, perché normalmente i suoi, almeno fino al 43, perché normalmente i suoi oppositori li metteva in prigione e non li ammazzava con un colpo alla nuca come i nazisti, che però era obbligato dalla tessera del pane, dalla necessità di sopravvivere, dall'inquadramento, dal conformismo stesso di una società che cerca di conformarsi alle altre, a non reagire. Nel momento in cui la reazione è possibile, ecco la nazione in armi, o comunque il paese in armi, non usiamo il termine nazione, veniva dalle immagini della rivoluzione francese, comunque il paese in armi che si solleva nella guerra della resistenza. Come sappiamo non è stato esattamente così, le complicità del popolo italiano e anche degli ebrei italiani fino al 38, perché gli ebrei sono stati fascisti come gli altri italiani, più antifascisti forse degli altri italiani, così è stato definito, nel senso che ci sono stati molti ebrei fra i fascisti stessi della marcia su Roma, perché gli ebrei erano fortemente identificati con la patria italiana e in quel momento la patria italiana era il nazionalismo, in quel momento la patria italiana era questa esplosione violenta di nazionalismo che fa seguito alla prima guerra mondiale, in cui molti, tutta l'ala, per esempio la nostra bandiera di Torino, eccetera, si identificano fortemente, e poi perché gli ebrei dovevano essere diversi dagli altri italiani. Erano assolutamente identici agli altri italiani da tutti i punti di vista. Più antifascisti perché ci sono moltissimi ebrei fra i professori universitari che rifiutano il giuramento, una maggioranza assolutamente fuori proporzione rispetto al numero dei professori che rifiutano il giuramento, e perché ci sono molti ebrei anche fra i gruppi di Giustizia e Libertà, fra i gruppi e poi fra i resistenti, ma questo
dimensione politica, non c'è bisogno di andare a un germe dell'antifascismo, ma con una particolare propensione per la politica e la cultura che in alcuni gruppi ebraici, per esempio di Torino o di altre città, o fra i popolani ebrei di Roma, perché io ho trovato molte, prima ancora del 43, prima ancora non era scoppiata la guerra, c'erano continue spedizioni punitive nel cosiddetto ghetto da parte dei fascisti del commissariato Campitelli, che è vicino al ghetto di Roma e a quello che aveva la sovrintendenza sul ghetto, per punire qualcuno che avesse detto una parola di troppo. Andavano lì, bastonavano, mandavano la gente all'ospedale, e questi erano elementi naturali, ma questi erano, come dire, antifascisti per convenzione di ceto sociale, direi, avevano qualche cosa che li faceva molto, erano povera gente che campava la sua vita e che con mestieri umili se li vedeva togliere dalle leggi razziste che veniva bastonato, ma questa era un'altra questione. Ora, c'è un altro elemento, la memoria della Shoah negli altri paesi europei è stata fortemente aiutata dalla memoria della decolonizzazione, cioè la Francia per esempio, la guerra d'Algeria e tutte le memorie della guerra d'Algeria, tra l'altro si è costruita adesso una storia della memoria della guerra d'Algeria che si rifà esplicitamente al modello della storia della memoria della Shoah. Perché la decolonizzazione in alcuni paesi, e la Francia è forse il più importante di questi, ha imposto tutta una serie di discorsi sulla cultura, sulla civiltà, sulla battaglia contro il razzismo, sul razzismo stesso coloniale, e la Francia ha riunito in una sola persona l'obiettivo di questi discorsi quando ha processato Papon, non molti anni fa. Papon era stato colui che aveva consegnato bambini e un numero molto alto di bambini ebrei ai nazisti quando la Francia aveva deciso, ma l'ha deciso anche l'Italia, anche il regime di Salò ha deciso che i bambini dovessero seguire le sorti dei genitori, i minori, anzi dice la norma di Salò, dovessero seguire le sorti da stare con i loro genitori, che vorrebbero dire andare al lager e morirvi immediatamente. E Papon però è stato quello che, come non mi ricordo più se prefetto o questore di Parigi, aveva diretto una violenta repressione contro gli algerini, e c'era stato nel 61 un episodio di una manifestazione nel centro di Parigi repressa con grande violenza e molti algerini annegati dell'FLN annegati nella Senna, e Papon era quello che aveva guidato la repressione. Quando Papon viene arrestato, questa idea della lotta contro la decolonizzazione del funzionario coloniale, del funzionario del governo di Vichy si fondono e esce fuori un interessante, dal punto di vista della costruzione memoriale, una qualcosa di estremamente interessante, perché in un paese che ha visto una decolonizzazione molto importante, molto ampia, su modelli diversi come quello della Francia, che ha avuto il caso dell'Algeria, ma anche il caso della Tunisia e del Marocco, che invece hanno avuto una rapida indipendenza, ecco, questo è qualcosa che a noi manca. Noi abbiamo avuto, ricordatevelo perché anche questa è una cosa da tenere presente, noi abbiamo avuto il colonialismo forme peggiori, ma non abbiamo avuto un processo di decolonizzazione, ce l'ha portato via la guerra con il fatto che non abbiamo più avuto colonie, e questo è stato un gran bene, ma tutto quel dibattito e quel processo di costruzione memoriale che ha messo insieme le istanze, le esigenze, gli interessi del processo di decolonizzazione insieme con quelli della memoria della Shoah in Italia è andato perduto. Probabilmente avremmo dovuto fare un processo diverso a Graziani. Se Graziani, invece di essere processato brevemente e assai poco solo sul collaborazionismo, fosse stato anche insieme processato per quello che aveva fatto in Africa, tra l'altro ieri stavo guardando le cose dell'arresto dei carabinieri a Roma il 7 ottobre del 43, quando 2000 carabinieri furono arrestati e mandati nei campi di concentramento, e quando alcuni furono assassinati da opera dei nazisti, e colui che ha firmato l'ordine
di arresto e di disarmo dei carabinieri è proprio Graziani che aggiungeva che nel caso i carabinieri non si presentassero e non consegnassero le armi, sarebbero stati passati per le armi immediatamente e le loro famiglie sarebbero state esposte a ritorsioni nel caso loro non si nascondessero. Graziani, che gli fanno un monumento in questo paese, vicino a Roma c'è un monumento nella cittadina natale di Graziani ad Affile, fatto e mantenuto per questo figlio illustre della cittadina di Affile. Ecco, forse un processo a Graziani fatto in un altro momento, fatto in un momento in cui la costruzione della memoria della Shoah fosse ormai completata, in cui si potessero mettere insieme le istanze le suggestioni che venivano dalla lotta anticoloniale, avrebbe potuto anche in Italia portare al livello di dibattito e di discussione a cui ha portato il processo Papon. Io forse sto facendo un discorso un po' della Brea, un po' strangettato, però mi vengono in mente delle cose e ve le racconto, non tutte fanno parte di un contesto così, ma man mano che mi vengono in mente delle considerazioni cercherei di farvele partecipi, perché poi magari vi restano e possono comunque essere utili. Questo sulla rimozione del colonialismo. Ora, un altro elemento che è molto noto, perché è stato tra l'altro oggetto di studi importanti, anche di studi pionieristici come quello di Daniele Giallà e Anna Bravo sulla memoria che ha analizzato le testimonianze di memoria del Piemonte, è quello del contrasto che c'è stato fra memoria della deportazione e memoria della deportazione razziale degli ebrei. Per cui non soltanto in Italia si è detto che nei primi 15 o 20 anni la memoria dei partigiani sovrasta quella degli ebrei, che la memoria della deportazione ebraica non ha una sua autonomia. A proposito di questa idea si cita anche molto le frasi, i racconti per esempio di Simone Weil in Francia, che racconta come i politici avessero la precedenza nell'essere riportati via dai campi. Politici non intendo gli uomini politici, intendo coloro che erano stati parte di una rete politica dentro il campo e quindi avevano una rete degli appoggi nei partiti eccetera, che non avevano invece gli ebrei presi individualmente per famiglie e per individui. Ora, questa idea è certamente in parte vera, è vero che i partigiani e le associazioni dei partigiani dissero molto nell'inizio che i partigiani erano stati portati via, deportati, ammazzati per quello che facevano, quindi avevano un merito in più rispetto a coloro che erano sortati, portati via per quello che erano. E questo fu una sorta di guerra fra poveri, di guerra fra vittime, una sorta anche di guerra per chi era la vittima più vittima, se volete, terribilmente sgradevole, terribilmente, però è un discorso che è stato fatto. Però è anche vero, questo discorso emerge nella memorialistica moltissimo, nelle memorie, si ritrova forte, però anche qui, come sempre, le fonti di un tipo ci danno un'immagine diversa dalle altre fonti. Se, e di nuovo, io torno ai miei processi romani, nei processi è chiarissimo che la sorte degli ebrei nella guerra è completamente diversa da quella degli altri. Questo emerge chiarissimamente nei processi, emerge nelle affermazioni dei giudici, emerge, siamo nel 47, quindi siamo nel pieno di quel processo di costruzione memoriale che, secondo questa immagine un po' stereotipata, dovrebbe essere un processo che vede il politico come assolutamente dominante e annega, diciamo, la memoria della Shoah dentro una memoria della deportazione politica. Eppure questi testimoni, questi giudici sanno benissimo che l'ebreo è una vittima particolare, perché non può in nessun caso sfuggire, sanno benissimo che loro sono, anche rispetto ai militari che non avevano obbedito agli ordini di leva, rispetto a tutti gli altri erano più in pericolo, e questo emerge continuamente nei racconti dei testimoni, nelle dichiarazioni dei testimoni, senza, devo dire, che per questo io trovi una qualche
giustificazione, cioè mentre sulla questione del fatto che nei processi l'antisemitismo non emerge, e tu ti puoi domandare, puoi dire, oh, allora non erano in realtà antisemiti, oppure puoi dire, l'antisemitismo non essendo oggetto del processo non può emergere dal processo, perché nel momento in cui emerge annulla il processo stesso. Se un imputato dice, io ho consegnato questi qui perché penso che gli ebrei fossero erano dei nemici del fascismo, immediatamente questo imputato non doveva più essere processato, anzi mi domando come mai non lo abbiano fatto, perché avevano delle forti prove invece di altre cose. Quindi questi processi non processano gli antisemiti, non processano quegli antisemiti convinti che hanno spedito nei campi di prigionieri, processano dei banditi di Strada Maestra che avevano approfittato della situazione degli ebrei per rubarli, per prendere la taglia sulla loro vita, e assolvono tutti quelli che non ricadevano in questa categoria. Però resta il fatto che bisognerebbe trovare delle categorie, delle fonti, un tipo di fonti in cui vedere un po' meglio questa questione dell'antisemitismo, perché secondo me questa questione dell'antisemitismo è finora rimasta offuscata. Ora io non voglio assolutamente fare come quello storico americano, secondo me pessimo, Goldhagen, che diceva che i tedeschi avevano sterminato gli ebrei perché erano antisemiti, e basta, fermandosi lì, cioè l'antisemita ammazza l'ebreo perché è antisemita, è un cane che si morde la coda. Però è vero che credo che gli storici li stanno lavorando negli anni più recenti, poi credo che la questione della diffusione dell'antisemitismo in Italia negli anni della propaganda sia una questione ancora aperta, cioè bisogna fare i conti con questa cosa. Qualche anno fa avevo seguito in parte l'altro relatore, poi non so più che fine abbia fatto veramente, una tesi di specialistica a Napoli sulla diffusione, sull'efficacia della propaganda antisemita, che era abbastanza impressionante, perché questa efficacia c'era, cioè gli italiani precedentemente forse non lo erano fino agli anni 20, però a un certo punto i libri che uscivano, la propaganda che si vedeva sui giornali convincono in qualche modo, del resto perché non avrebbero dovuto convincere, convincevano le adunate di Mussolini, convincevano le adunate di Hitler, convincevano lo Stürmer, perché non dovevano convincere le riviste sulla razza che venivano diffuse in italiano, non sarebbero continuate con questa frequenza, con questa crescita continua, se non avessero portato nessun risultato. Credo che lo abbiano portato. Comunque, ecco, quello che volevo dirvi è che ho avuto la netta sensazione, vedendo i processi, che la percezione della specificità, io non uso volentieri il termine unicità, perché mi sembra tutti i genocidi sono unici in qualche modo e tutti hanno degli elementi di somiglianza e anche delle grandi differenze che derivano dalla realtà storica. La specificità della Shoah sia qualche cosa che, anche senza chiamarla ancora Shoah, anzi anche senza chiamarla ancora Olocausto, già nel 1947 i giudici e i testimoni e gli stessi imputati si pongono, e che la memorialistica, perché è una fonte di tipo diverso, perché è una fonte in cui abbiamo molte fonti di politici, di resistenti, oltre che di ebrei, perché è una fonte che ha una caratteristica diversa, abbia mostrato un po' troppo un'immagine della Shoah come completamente schiacciata sulla deportazione più generale, mentre anche qui forse andrebbero fatte spazio a voci diverse, a fonti di tipo diverso che ti fanno emergere un quadro più mosso. Cioè non è che la questione della specificità della Shoah a un certo punto emerge come Minerva dalla testa di Giove, magari ho detto una sciocchezza, non lo so, emerge così dal nulla, emerge da qualche cosa su cui c'era una consapevolezza presente, a mio avviso, ecco, che si trova anche nei modi di dire, nelle frasi che sfuggono, in tutta una serie di, nelle locuzioni, in tutta una serie di cose che questo tipo di fonti fanno notare molto di più della memorialistica. Quindi forse quando noi vediamo delle fonti di tipo diverso dovremmo
tenere presente che queste diverse fonti ci danno dei quadri che possono non essere uguali. Cioè diverso è l'obiettivo che si pone qualcuno che si racconta, che si scrive, che racconta, che poi è un obiettivo in parte personale, superare quello che è successo, farlo purificare nella scrittura, in parte è testimoniare e dirlo agli altri, altro è un processo che ha delle finalità processuali e che analizza le azioni pesandole, soppesandole e cercando le loro motivazioni individuali. Probabilmente il confronto fra questi quadri, io ve lo dico proprio come insegnanti, perché questo potrebbe essere un discorso che coi ragazzi potrebbe essere utile per la comparazione, il discorso, ecco, una comparazione di fonti di tipo diverso potrebbe forse darci dei quadri meno stereotipati, visto che stiamo cercando di rinnovare non soltanto la nostra immagine della Shoah, ma rinnovarla nel senso di renderla più forte, di farla, di superare questo momento di difficoltà che abbiamo, è il momento in cui ci sono sempre meno testimoni, in cui, come dicevo prima, mancano alcune delle basi ideologiche forti su cui si era costruita questa memoria e in cui ci dobbiamo porre il problema se questa memoria resterà un momento completamente dirompente nella civiltà o se sarà, diventerà col passare dei decenni e degli anni semplicemente uno dei tanti momenti di crisi e di crisi anche della civiltà, ma comunque di crisi. Non è la crisi della civiltà forse, ma una delle crisi della civiltà. Dobbiamo porci questo problema. Allora io credo che forse dobbiamo scavare di più in alcune di queste Le rimozioni fanno parte della costruzione della memoria. Abbiamo visto come l'idea del buon italiano è parte integrante della costruzione della memoria. È probabile che la memoria della Shoah forse non si sarebbe costruita come è stata costruita in Italia, cioè questa esplosione intorno agli anni 70, intorno al Primo Levi, intorno alla recezione anche di cose banali come lo sceneggiato televisivo Olocausto, che pure ha avuto un effetto dirompente, eccetera, i film, eccetera. Tutto questo, forse senza questa rimozione delle leggi del 38, inizialmente si sarebbe senz'altro costruito un modello di tipo forse diverso. Se le leggi del 38 avessero fatto da subito parte di questa costruzione memoriale, forse il modello che ne sarebbe venuto sarebbe stato da subito un modello in cui si puntava di più sul momento di quel che Sarfatti chiama di persecuzione dei diritti, in cui si sarebbe visto di più il problema del diritto alla libera espressione religiosa, in cui si sarebbe puntato su altre cose e probabilmente ci saremmo trovati di fronte a un modello diverso. Un altro ruolo importante ha avuto la questione dell'unicità nella costruzione memoriale, sia in Italia che altrove. In Italia ho l'impressione che sia rimasto come qualche cosa di estremamente dogmatico. Scusate, bevo un po' d'acqua, continuo. È diventato assurdo a una sorta di dogma, forse negli ultimissimi anni un po' meno. Ma quando alcuni anni fa ho cercato di tracciare la storia proprio di come si è costruita l'idea dell'unicità, che poi è nata nel 67 negli Stati Uniti con alcune affermazioni di Wiesel e nella forma che ha oggi, non certamente molti elementi erano presenti prima, e è servita a costruire l'oggetto Shoah, proprio a distinguere l'oggetto Shoah dall'oggetto persecuzione dei diritti, dall'oggetto persecuzione dei diritti, dall'oggetto violenze contro i civili, dall'oggetto bombardamenti. No, quello che distingue non è il numero dei morti, quello che distingue è le modalità di un certo fenomeno. La Shoah ha delle modalità assolutamente specifiche, quello di prendere delle persone di qualunque età e spedirle a morire in una fabbrica della morte proprio per quello che sono, che non ha confronti in tutti i suoi elementi rispetto ad altri,
ad altri fenomeni, ha poi dei rapporti fortissimi con altri genocidi, ma alcuni anche basati proprio sull'etnicità, come per esempio il genocidio dei Tutsi in Ruanda, in cui si uccidevano non per quello che avevi fatto, ma per quello che eri. Più politico quello degli armeni, ma comunque ugualmente impressionante, tant'è vero che nel ghetto di Varsavia, nei vari ghetti polacchi, si leggeva il libro di Franz Werfel, I 40 giorni del Mussadag, e ce lo si passava di mano in mano e si diceva: questo sarà il nostro destino. Quindi, come vedete, c'era questa idea, prima che si verificasse ancora la Shoah, che del fatto, e lo stesso Hitler nel 39, poco prima di entrare in guerra, disse: chi si ricorda più del massacro degli armeni, in una conversazione con alcuni ufficiali che fu poi registrata e pubblicata nel dopoguerra. L'unicità della Shoah è stata senz'altro tutta la costruzione dell'idea che la Shoah avesse un elemento di specificità assoluta è stato molto importante proprio per questa opera di differenziazione, per aiutarci a capire che non sono il numero dei morti che determinano la specificità di un evento, ma è tutto il modo in cui si verifica, ciò a cui mira, eccetera. Certamente a un certo punto è diventata una gabbia, nel senso che per molti anni ha impedito il confronto con altri genocidi, e in fondo noi quello che abbiamo di fronte con la Shoah, la memoria della Shoah, è un modello di un evento terribile che si è verificato, di cui noi costruiamo un modello per usarlo anche, non soltanto per ricordare, non soltanto per colmare il nostro bisogno di memoria personale o di memoria collettiva, ma per vedere come si è verificato un evento e che tipo di utilizzazione è stata fatta della sua memoria. Ecco, ho la sensazione che la dogmatizzazione, la trasformazione in dogma dell'unicità abbia a un certo punto contribuito a rendere l'unicità come una ghettizzazione della Shoah, se si vuole, non deve servire ad altro che a esaltare la memoria delle vittime. Questo un po' è quello che dice Wiesel in molte delle sue cose, io non sono d'accordo con lui, e è una concezione al tempo stesso astorica e molto religiosa, se si vedono le sue cose, che è senz'altro importante, con tutta la stima che uno può avere per uno scrittore come Elie Wiesel, credo che ora come ora impedisca un approccio storico e memoriale alla Shoah e l'abbia trasformata in una qualche cosa di molto chiuso. Per fortuna gli storici ne sono usciti, lo stesso Yad Vashem ne è uscito, molti di voi, alcuni di voi sono andati a Yad Vashem, hanno lavorato con Yad Vashem, ma Yad Vashem ormai il confronto fra i genocidi come elemento euristico, come elemento di ricerca, di discussione, anche per arrivare a definire le specificità della Shoah, quelle di altri genocidi, qualcosa anche della riconciliazione dopo il genocidio, è qualche cosa che è passato ed è stato trasmesso. Fino a 10 anni fa era ancora un elemento assolutamente intoccabile che portava contro uno schema la vittima. Ecco, la questione della vittima è stato un altro degli elementi che hanno costruito la memoria della Shoah, in Italia come altrove, forse negli Stati Uniti più ancora che in Italia. Penso a Wiesel, penso a questo dibattito con Fackenheim e Wiesel nel 1967 a New York, in cui c'era anche Steiner che invece non sosteneva l'unicità della Shoah. La vittima, per molto tempo essere vittime fino agli anni 50-60 non è stata esattamente il massimo che uno potesse voler raggiungere, anzi semmai l'idea del partigiano armato combatteva l'idea della vittima: non sono una vittima, sono qualcuno che ha reagito e resistito. Poi si è introdotta sulla base del fatto che effettivamente la maggior parte di coloro che sono stati terminati dalla Shoah sono state persone assolutamente non in grado, per l'età, per bambini o vecchi, per tutta una serie di cose, ma quindi vittime in senso proprio specifico, letterale, si è introdotta questa sorta di graduatoria della vittima. La memoria della Shoah non ha potuto fare a meno, anche in Italia, né un suo elemento fondante,
l'esaltazione della vittima, questo rovesciamento dal ruolo di vittima visto come negativo, come colui che non sa reagire, invece nel ruolo del massimo. E c'è uno storico francese, Chaumont, ha scritto La concurrence des victimes, parlando proprio della concorrenza delle vittime, chi era la più vittima, e quindi sulla concorrenza dei vari genocidi. In realtà non è una concorrenza, non interessa a nessuno, a meno che non si voglia parlare delle cose per arrivare all'etichetta di genocidio per l'ONU, ma questo è un altro discorso. Ci sono delle caratteristiche specifiche giuridiche internazionali per definire un genocidio, ma in realtà è vero che la vittima ha assunto una valenza positiva e che del processo memoriale fa fortemente parte questo rovesciamento della categoria di vittima da categoria negativa, da colui che scompare nella storia invece in colui che si afferma fortemente nella storia come il protagonista di un rovesciamento forte della percezione e del modo di essere. Volevo dire ancora qualcosa, poi sono un po' stanca, mi fermerò, vi lascerò un po' di domande sul mito del buon italiano. Il mito del buon italiano, ne abbiamo già un po' parlato a proposito delle leggi, credo che le leggi del 38 sono quello che più può smontare il mito del buon italiano. Certamente in confronto con altre situazioni, fino al 43, l'atteggiamento del governo di Mussolini rispetto ai suoi ebrei, anche agli ebrei che entravano in Italia più o meno clandestinamente attraverso le frontiere, fu un atteggiamento di protezione. Lo fu verso gli ebrei italiani, per esempio, quelli che erano all'estero, anche perché ciascun paese ha questa volontà nazionalistica di proteggere tutti i suoi cittadini, anche se sono cittadini di serie B o C, e casomai se deve perseguitarli, di perseguitarli solo lui e non gli altri, ma come si permettono di perseguitare i miei perseguitati? È una delle cose di più. Comunque è anche vero che gli italiani sono stati, fino a 43, gli ebrei italiani e gli ebrei stranieri in Italia sono stati in qualche modo salvaguardati. In qualche modo, dico, certamente gli ebrei stranieri nel 40 sono mandati tutti nei campi di confinamento, di internamento, scusate. Sono campi non di morte, non lungi da noi l'idea di un campo di morte, certamente non sono luoghi ameni, sono luoghi in cui si fa una vita molto, molto dura, in cui si è separati dalle famiglie. La maggior parte dei campi nel sud offrono a chi vi era confinato la possibilità di non essere assassinati dai nazisti, nel senso che quando gli americani subito intorno all'8 settembre risalgono la penisola, Ferramonti, Campagna e altri campi, i prigionieri sono lasciati liberi. Questo vuol dire che quelli che si erano fatti trasferire al nord invece saranno quelli che correranno più rischi. Del resto c'era stato un tentativo da parte dell'Organizzazione Ebraica Internazionale di spostare al sud dell'Italia tutti gli ebrei italiani. È stato chiesto l'intervento del Vaticano, che aveva chiesto a Badoglio, siamo nei 40 giorni di Badoglio, si era fatto tramite per questa richiesta con Badoglio. Badoglio l'aveva lasciata morire in un cassetto, non solo, ma aveva lasciato le liste degli ebrei fatte nel 38 con il censimento degli ebrei del 38, dove erano, non aveva dato ordine di distruggerle, infatti sono poi stati usate dai nazisti. Dopo il 43 tutto cambia, nel senso che Mussolini, la Repubblica di Salò, con le leggi di Verona e con la dichiarazione che rende tutti gli ebrei italiani o stranieri che fossero sul territorio della penisola nemici e come tali soggetti all'arresto, porta sotto la giurisdizione del governo fascista di Salò l'arresto degli ebrei. Sarfatti ipotizza, non ha i documenti per provarlo, nel suo libro sugli ebrei sotto il fascismo, ma ipotizza una sorta di accordo con il regime nazista in cui
i nazisti che non hanno le forze per arrestare gli ebrei italiani, non li avevano nemmeno a Roma, il motivo vero per cui non hanno arrestato tutti gli ebrei romani il 16 ottobre è che Kesselring si è rifiutato di mandare via dei soldati da fronte perché stava combattendo contro gli anglo-americani e hanno fatto una razzia che avrebbe implicato l'uso di migliaia di persone se volevano arrestare tutti con 360 nazisti e quindi non sono riusciti a coprire, è uno dei motivi se non altro, ecco. I nazisti non hanno le forze per arrestare gli italiani, sono impegnati nelle attività militari, l'esercito dà la prevalenza alle attività militari, le SS danno la prevalenza all'arresto degli ebrei, conflitti fra i due, eccetera, e quello che ne risulta è che il lavoro sporco lo fanno i fascisti. Detto questo, ci sono anche i fascisti bravi, possiamo chiamarli così, usando questa terminologia mitologica, ecco, anche qui ho seguito una tesi di dottorato. Un ragazzo ha fatto una tesi, cioè io ero solo nella commissione, non l'ho seguita, su italo-francese, sui campi che gli italiani hanno creato per arrestare dopo l'arresto degli ebrei, cioè la Repubblica Sociale Italiana si è presa il compito di arrestare gli ebrei ovunque si trovassero. E di metterli in alcuni campi, non era solo Fossoli, ma c'erano migliaia di piccoli, piccolissimi campi, anche che so io, case, ville trasformate in campo. In alcuni di essi i dirigenti hanno subito consegnato gli ebrei, mandato gli ebrei a Fossoli, di fatto, perché dal gennaio 44 il campo era sotto la direzione nazisti, consegnato ai nazisti, in altri hanno traccheggiato. Hanno esitato, hanno cercato di rinviare la cosa, eccetera, eccetera. Anche questa era, dal punto di vista storiografico, una novità, ma del resto io credo che se nella stessa ottica si mettesse a guardare tutti i funzionari della Repubblica di Vichy, che pure è stata collaborazionista e ha mandato gli ebrei, ha consegnato allegramente gli ebrei ai nazisti, si vedrebbe che forse anche lì c'erano state delle reazioni individuali, c'erano stato un tentativo di rinviare. Quello che io in un ultimo libro che ho scritto ho trovato è che era molto difficile per degli italiani, anche per questi banditi che consegnavano gli ebrei, che erano dei banditi di strada, miravano solo ai soldi, eccetera, era molto difficile interiorizzare completamente la lucida follia dei nazisti, cioè che ogni persona, ogni bambino, ogni donna, ogni vecchio dovesse essere ammazzato. Per cui ne risulta una confusione narrabile nel periodo in cui si arrestano gli ebrei dopo il 16 ottobre da parte dei fascisti, perché molto spesso lasciano libere le donne e i bambini. Non si sa perché, non c'era motivo di lasciarli liberi se non il fatto che probabilmente, sì certo, in parte speravano di ottenerne un guadagno, ma c'era anche più forte il fatto che non avevano capito fino in fondo, dentro il fondo del loro animo, questa questione della consegna di tutti e della morte di tutti. Questo vuol dire che si era buoni? Non credo, questo vuol dire semplicemente che non si era completamente entrati nell'ottica di distruzione di morte che aveva trasformato gli ebrei in non uomini. Forse per loro, nonostante tutto, erano ancora degli esseri umani e forse questa propaganda antisemita, almeno su questi analfabeti banditi che arrestano gli ebrei a Roma, non aveva funzionato. Adesso l'abbiamo sfatata l'idea del buon italiano, l'abbiamo sfatata, secondo me è sfatata completamente, cioè bastano da sole i documenti che testimoniano il coinvolgimento della Repubblica di Salò nell'arresto degli ebrei italiani per eliminare qualunque possibilità di aderire a una tesi del genere. Non è il confronto con gli arresti negli altri paesi, perché allora perché non ci confrontiamo con la Danimarca che ha messo in salvo i suoi ebrei? Ma semmai sono quelle norme varate, sono tutti quegli arresti fatti da ufficiali e soldati aderenti a Salò della polizia italiana. Io con questo mi fermerei e spero di avervi dato un quadro che non sia troppo monolitico, che sia un po', come dire, mosso di quello che è stato il processo di costruzione di una memoria, gli apporti che la storia gli ha dato con le sue puntualizzazioni, le sue precisazioni e la contraddittorietà comunque di questo processo, di questo quadro che
non si ferma, non è ancora qui, anche se il grosso è definito. Forse si tratta proprio di non fermarla. Grazie. Il mio quadro era variegato anche perché la realtà è sempre molto variegata, non è che gli italiani sono diventati meno buoni, è che il regime di Salò, Mussolini a Salò, la Repubblica di Salò, ha emanato delle leggi di arresto degli ebrei italiani e ha delegato la sua polizia ad arrestare gli ebrei. Quando io dicevo che alcuni campi di internamento hanno fraccheggiato e hanno cercato di non consegnare gli ebrei, non dicevo però che gli ebrei fossero stati messi in questi campi di internamento provvisori per salvarli. L'ordine di arresto preludeva la consegna ai nazisti, dopodiché alcuni, in alcuni casi, hanno cercato di evitare questa cosa, ma siamo nel campo, diciamo, delle intenzioni individuali, delle scelte dal basso. I campi di internamento prevedevano, c'erano anche delle forze che dentro il regime fascista di Salò stesso, c'erano delle forze che dicevano prima arrestiamo tutti gli ebrei e poi soltanto dopo li consegniamo tutti insieme ai nazisti, altri dicevano li consegniamo man mano. Normalmente sono stati consegnati man mano. E questo vuol dire che sono finiti ad Ossoli e poi sono finiti ad Auschwitz. Alcuni si sono salvati per tutta una serie di motivi individuali. Non credo fosse una questione di scarsità di indipendenza. Mussolini non ha proclamato le leggi razziali perché è stato spinto da Hitler. Su questo la storiografia è ormai molto netta. Mussolini ha visto nell'adozione di un regime di antisemitismo il futuro modernizzante dell'Europa nazista, dell'Europa che si inventava un nuovo uomo, che si inventava una nuova modalità, che ammazzava i suoi handicappati e i suoi malati mentali. Mussolini ha aderito a quella che vedeva come la forza del futuro, la forza della modernità, in un momento in cui leggi non di sangue erano del resto, ma esclusivamente limitanti, simili alle leggi del 38, erano varate anche negli altri paesi. L'Italia però è l'unico paese di tutti i paesi europei che abbia varato delle leggi biologiche, cioè sul sangue, basate sul sangue, anche se con una casistica differenziatissima, se con una gran complicazione sui misti o sui convertiti. E questo però è un'altra questione, le leggi erano basate sul sangue prima dell'inizio della guerra, solo dopo l'inizio della guerra, con le vicende della guerra, altri paesi hanno varato leggi basate sul sangue. Dopo la Germania è venuta subito l'Italia e direi per volontà autonoma. Il censimento del 38, quelle schede di censimento del 38 che Badoglio non ha fatto distruggere, non ha bruciato, non ha nascosto, e nessuno credo gliel'abbia del resto detto, chiesto, e che in alcuni casi sono state distrutte per volontà di alcuni funzionari particolarmente preveggenti o particolarmente di buon animo, che prevedevano dove sarebbero andate a finire, che le hanno tolte, eliminati dalla circolazione. C'è un gran dibattito su questo nel dopoguerra. Queste, in quel, non mi ricordo perché sono arrivata a dire questo, scusate. Il censimento è la base della deportazione, cioè insieme alle schede rubate, per esempio a Roma la comunità, insieme a una serie di altri elementi, i nazisti hanno a loro disposizione le schede di censimento aggiornate sistematicamente. Nel corso degli anni successivi c'è un aggiornamento particolare nel 1942 e utilizzano queste per le loro razzie. Io non, personalmente non credo che si trattasse di maggiore o minore autonomia, nessuno ha chiesto. I documenti non mostrano che i nazisti abbiano chiesto a Mussolini di arrestare gli ebrei italiani.
I nazisti sono ben contenti che Mussolini, e dicono perché noi non avevamo le forze sufficienti per farlo, e accettano questa spartizione del compito, però non l'hanno chiesto a Mussolini, non esiste nessuna richiesta dei tedeschi a Mussolini di fare il lavoro di arrestare gli ebrei italiani. La deportazione sarà in mano ai tedeschi, quindi come funzionerà la cosa? Poi ci sono anche quelli arrestati dai tedeschi, non dico di no, nel corso dei due anni di guerra a nord e un anno di guerra nel centro. Però in linea di massima tutto questo è stato fatto per qualche motivo che poteva anche non essere antisemitismo da parte dei dirigenti, certamente alcuni erano violentemente antisemiti, ma che poteva anche essere soltanto la volontà di allinearsi al nazismo, o dopo il 43, non so, forse era molto presente, ormai dicono le fonti, l'idea che il nazismo era sconfitto e la Repubblica di Salò è un evento che avviene quando ormai la guerra sta prendendo una piega completamente diversa e non so, sembra quasi la morte di Mussolini in divisa nazista. Non dimenticatevi che il più grande nazionalista della storia italiana, cioè Benito Mussolini, con la sua esaltazione della nazionalità italiana, muore in una divisa tedesca. Questo è un fenomeno di grande, e forse ci dice molto anche su questa questione della mancanza di libertà. È simbolico, è una metafora naturalmente, ma comunque ci dice molto. Vorrei poi passare, io sono alle altre due domande, sono perfettamente convinta che l'idea risorgimentale sia un'idea forte dell'ebraismo italiano, dell'elaborazione dell'ebraismo italiano, lo è nella versione fascista del Rinascimento, che il Rinascimento è stato molto utilizzato dai fascisti, il Risorgimento, scusate, è stato molto utilizzato dal fascismo negli eroi, nella mitologia dell'eroismo, eccetera, eccetera, e lo è nella versione di un Risorgimento che dà a tutti l'indipendenza, la libertà, che rende gli uomini uguali agli altri, che non opprime nessuno, cioè il coinvolgimento degli ebrei nel processo risorgimentale è molto forte. Dentro il processo risorgimentale gli ebrei dell'Ottocento hanno trovato degli ideali a loro affini, in particolare col mazzinianesimo, una parte dell'ebreismo italiano, ma non solo, e anche con la parte più moderata, a cui del resto appartengono poi gli ebrei che immediatamente dopo l'emancipazione entrano nell'agone politico a Roma e anche altrove. E il Risorgimento finisce in realtà con le leggi razziste, cioè la prima è una ferita al Risorgimento terribile, firmata dai Savoia che avevano fatto il Risorgimento, ed è un inizio di rottura molto forte. Quindi io sono perfettamente convinta che nel bene e nel male, nell'idea di nazione portata all'estremo del nazionalismo, nell'idea di nazionalità come un legame fra gli uomini, che fra gli europei, che supera tutte le nazioni in una sorta di popolo, gli ebrei si siano identificati. Questo spiega anche molto l'adesione al fascismo, del resto l'idea che col sangue si potesse ripagare l'emancipazione era un'idea che già preludeva a tutta una serie di mitologie nazionalistiche. Gli ebrei purtroppo l'hanno avuta quando hanno combattuto con grande partecipazione e coraggio nella prima guerra mondiale, non solo in Italia, ma anche in Germania, ma anche in Francia. L'adesione degli ebrei alla prima guerra mondiale è un fenomeno strano, non dura tanto perché ben presto questa caratteristica di inutile carneficina sottolineata dal Papa si vede, però fino a che non si vede è l'acme della nazionalità, è l'appartenenza nazionale data, dimostrata attraverso il sangue. Il martirio. L'idea di martirio esiste anche nel mondo ebraico, non è un'idea solo cristiana. Del resto l'idea cristiana non prevede la
la volontarietà. Faccio per esempio i martiri di Otranto che sono stati dichiarati martiri, ma non tutti sono morti volontariamente rifiutando di accettare. Alcuni sono stati ammazzati nel sonno, almeno così dice la lapide dei martiri di Otranto uccisi nel 1480 da un'incursione saracena. Certamente la memoria partigiana prevale perché è una memoria attiva, è anche il momento in cui si dice perché non vi siete ribellati. Primo Levi ha spiegato che sia una domanda assurda, come fai a ribellarti quando hai 3 bambini attaccati alla gonna, un vecchio invalido da portare con te, e cioè lì restavano per famiglie, non ci si trovava di fronte a un esercito, non c'erano armi, non c'era nulla. I pochi che si sono ribellati sono stati alcuni nelle camere a gas, fin nelle camere a gas, sono stati quelli del ghetto di Varsavia, ma erano politicizzati, cioè aderivano al Bund, il partito socialista polacco e russo, e erano sionisti altri, e avevano 20 anni, chiedevano di morire con le armi in pugno perché gli sembrava una cosa più eroica. Uno dei pochi sopravvissuti del ghetto di Varsavia, morto 2 anni fa, Marek Edelman, ha detto, era una scelta così, insomma, è stata poi presa dallo Stato di Israele a modello di una scelta di eroismo, ma forse era solo una scelta di disperazione sostanzialmente. Si trattava di scegliere se morire senza ribellarsi o morire ribellandosi, non c'era nessun'altra alternativa nel ghetto di Varsavia, che pure è l'elemento più eclatante di questa rivolta degli ebrei. Comunque nessuno, sì, certamente è anche vero che erano stati avviati piano piano, che non gli si dice mai quello che devono fare, che si avviano alla camera gas credendo di andare a fare la doccia, però in realtà la percezione, se si leggono le fonti, anche ebraiche, la percezione che il destino era in qualche modo la morte era molto presente. Non si sapeva bene, non si sapeva tutto, però che Hitler volesse sterminare gli ebrei lo sapevano, anche quando non conoscevano i particolari della ghettizzazione. Io ricordo di aver trovato, scusate l'impronta personale, fra le lettere di una mia zia, no, scusate, di mia nonna, che era nascosta a Torino nel corso della guerra perché ebrea e si è salvata, e che scriveva a sua figlia in America e le diceva: in tutti questi mesi l'unica cosa che ho rimpianto è di non avere una pastiglia di cianuro come tanti altri avevano. Allora mi sono domandata, allora lo sapeva che moriva, perché se uno quando viene arrestato e ha 55 anni preferisce prendere il cianuro, sa cosa va incontro. Poi ho chiesto a mio padre e lui mi ha detto: sai che non me lo ricordo se lo sapevamo o no. Questa cosa del sapere o non sapere è una cosa che in cui non c'è filo, in parte si sa e in parte non si sa. Ecco, però l'idea del martirio è collegata anche a questo. E nella memoria successiva, fino a che i martiri non sono elevati in un discorso religioso, e non a caso dicevo che Wiesel parla in maniera molto religiosa, che si avvicina al cristianesimo più di quanto lui stesso voglia, con per esempio tutto il discorso dove Cristo è nel bambino ebreo impiccato ad Auschwitz, che fa nella notte. Ecco, tutto questo a un certo punto porta a una esaltazione della vittima. A quel punto la bilancia tra partigiani e vittime ebree si azzera completamente, perché la vittima ha la stessa dignità, o forse addirittura una dignità superiore a quello che si è battuto con le armi in pugno. Però i martiri erano anche ebrei, e ci sono delle interpretazioni religiose della Shoah che io non condivido per niente, perché ebraiche, perché mi dà fastidio pensare che si possa interpretare con un qualche senso questa cosa, che vedono la testimonianza nel morire, non nel raccontare dopo, la testimonianza nel morire, e è un modo di dare senso alla morte, però forse io credo che quella morte non deve avere nessun senso.